Amici sportivi, buonasera, è Valerio Pavesi che vi parla da Intralot Channel. Siamo arrivati all'inizio di questa prima giornata Serie D Girone A. Questa sera si affrontano Master Team contro Intralot Ro Calcio 5. Andiamo a vedere i primi risultati che ha visto la Little Pub sconfitta dall'Ispra Calcio per 3-2, Arci Olmi Real Sesto 2-1, Vigevano che vince su San Siro per 8-1. La formazione della Intralot Ro Calcio 5 scende in campo con Matteo Naccondia in porta, con il numero 2 Cristian Bazzini, con il numero 13 Simone Fiorato, con il numero 10 Alessandro Costanzo, con il numero 8 Daniele Mandalà. A rotazione, con il numero 12 Fabio De Vincentis, con il numero 7 Emanuele Pozzato, con il numero 11 Lal Morad, con il numero 6 Andrea Gueli, il mister degli Orange Corrado Bazzoni. Andiamo a vedere lo schieramento dei ragazzi capitanati questa sera da Simone Fiorato. La formazione della Master Team scende in campo con Moca Gerard in porta, con il numero 2 Cristian Calloni, con il numero 4 Davide Rizzo, con il numero 8 Thomas Masiero, con il numero 11 Akraf Seyal. A rotazione, con il numero 12 Giuseppe Greco, con il numero 3 Francesco Mucedola, con il numero 5 Mattia Viventi, con il numero 6 Santo Orlando, con il numero 7 Giovanni Ottoboni, con il numero 9 Davide Gagliardi e con il numero 10 Fabio Murgia. L'allenatore della Master Team Lorenzo Tajana. Andiamo a vedere lo schieramento dei bianchi di Mister Tajana, questa sera pronti per iniziare. Ed ecco che i giocatori entrano in campo, grande emozione per questo inizio. Master Team contro Intralot Ro Calcio 5. Ed ecco che i giocatori sportivamente si salutano. Il veterano numero 2 Cristian Banzini alla sua prima stagione con la Intralot Ro Calcio 5. Ed il capitano di questa sera festeggiato Simone Fiorato. Il numero 2 Cristian Calloni per la Master Team sono in campo, dirige la gara il signor Marco Galmarini. Partiti! Da inizio questa prima partita di questa nuova stagione 2016-2017 Serie D Girone A. Questa sera Master Team contro Intralot Ro Calcio A5. Buona partita a tutti! Rimessa laterale, Costanzo all'indietro per Bazzini, parte da dietro questa sera il veterano della Intralot Ro Calcio 5, ancora Costanzo per Simone Fiorato, prova ad avanzare, attenzione, supera il centrocampo, il tiro e la palla che termina sul fondo, prima occasione per la Intralot Ro Calcio 5, rivediamo fiondata che sibila il palo. Rimessa laterale, Masiero per Rizzo, sulla sinistra per Seyal e ora è Calloni, attenzione perché è rimasto a terra Seyal ma si prosegue, ancora Masiero sulla destra per Rizzo, prova a saltare, attenzione in mezzo ancora per Masiero, attenzione pericolosa questa azione, recupera palla Mandalà, attenzione parte contropiede Mandalà, Mandalà al tiro, la parata di Gerand in rimessa laterale. Rivediamo, grossa occasione capitata sui piedi del numero 8, respinge bene il numero 1 della Master Team. Calcio d'angolo, attenzione alla palla per Masiero, recupera palla Mandalà che si destreggia sulla destra, attenzione Mandalà al tiro e la palla che viene respinta dal numero 4 Davide Rizzo, inquadrato Daniele Mandalà, il mister Corrado Bazzoni. Costanzo in avanti sulla destra per Daniele Mandalà che controlla il pallone, attenzione affrontato dal difensore, attenzione in mezzo, non ne approfitta Costanzo, può ripartire la Master Team con un contropiede, attenzione Masiero sulla destra, Masiero attenzione, ancora il tiro, la parata di Anacondia è rimessa laterale. Costanzo per Simone Fiorato, in avanti sulla sinistra ancora per Daniele Mandalà, recuperano palle i giocatori della Master Team, attenzione e ora è Bazzini, attenzione Calloni il tiro, la parata di Anacondia, poi Costanzo spazza. Calcio d'angolo,
Attenzione in mezzo per segnare il tiro, c'è il gol! La Master Team si porta in vantaggio a sorpresa, ha segnato a Kraf Seyal. Doccia fredda per i ragazzi di Mister Bazzoni che vengono colpiti proprio nel loro momento migliore. Rivediamo, Seyal, gran sinistro, non può nulla a Nakondia. E dunque la Intralot Rock Calcio 5 sotto il tiro che termina fuori. Viene chiamato il primo time out della partita. Il presidente, il vicepresidente Piero Prestia e Cristian Enrico salutano gli ospiti della serata ed ecco Mister Bazzoni che dà precise indicazioni ai suoi giocatori. Sono anche i giocatori di Mister Diana a ricevere istruzioni. L'arbitro Galmarini dice che può bastare, si riprende il gioco. Calcio d'angolo. Attenzione, Cristian Bazzini, nella zona del centrocampo, sulla sinistra per Fiorato. Il tiro e la palla che termina sul fondo. Ci ha tentato Simone Fiorato con questa conclusione. Calcio d'angolo. Mandalà per Costanzo, ancora per Mandalà sulla destra. Attenzione in mezzo per Fiorato che davanti a Gerard si mangia un gol clamoroso. Bazzini prova a reagire, la Intralot Rock calcio 5 sulla sinistra per Costanzo, ancora dall'altra parte per Cristian Bazzini. Buono questo lancio per Costanzo, attenzione il pallonetto e la palla che termina alta sopra la traversa. Ci ha provato Costanzo. E ora la Master Team che prova a venire avanti con il numero 5 Mattia Viventi. E ancora che dialogano molto bene tra di loro. E ora Calloni. Ancora Calloni sulla sinistra, recupera palla, attenzione Costanzo per Mandalà. La parata di Gerand in calcio d'angolo. Grande intervento del numero 1. Rivediamo con il piede la linea. Rimessa laterale. Attenzione, la palla è per Viventi sulla sinistra per Rizzo. Attenzione, recuperano palla i giocatori di Mister Corrado Bazzoni con Fiorato e ora Mandalà che parte da dietro, ancora Fiorato, buono questo scambio, attenzione Bazzini, Bazzini, il tiro che viene respinto. Grossa occasione per la Intralot Rock calcio 5. Calcio d'angolo dunque per i ragazzi di Mister Bazzoni, sul pallone si porta Simone Fiorato. Attenzione in mezzo per Mandalà, al tiro sul fondo. Bazzini sulla sinistra per Costanzo, ancora lo scambio con Bazzini, se la scambiano molto bene i due. Ora è Mandalà, attenzione in avanti per Fiorato, gol! Simone Fiorato 1-1. Proprio nel giorno del suo compleanno regala questa perla a Mister Bazzoni. Rivediamo l'assist di Mandalà, la precisa conclusione di Fiorato di sinistro. Rivediamo da un'altra angolazione, bello l'assist di Mandalà sotto le gambe a Gerard, incredibile. 1-1, dunque si ristabilisce la parità tra le due squadre. Cristian Bazzini affrontato da Masiero, prova lo scambio con Costanzo, molto bene, attenzione in mezzo, non arriva Mandalà di un soffio sul pallone. Inquadrato Mister Bazzoni pensieroso, ma la Intralot Rock calcio 5 ha raggiunto il pareggio. Attenzione, recupera palla ancora Mandalà, Mandalà al tiro e c'è la parata, ma c'è anche il fallo di Davide Rizzo proprio sul numero 8 della Intralot Rock. Rivediamo, e fallo netto lo travolge completamente. Calcio di punizione, proprio Mandalà sul pallone, attenzione per Costanzo, la parata di Gerand. Rimessa laterale, Seyal per Orlando, ancora per Seyal, recupera palla Bazzini, attenzione Bazzini, si accentra il tiro deviato e la palla che termina in calcio d'angolo. Fiorato per Bazzini, gol! Gol!
Cristian Bazzini, 2-1. Grandissimo gol, rivediamo, di prima sul passaggio di Fiorato dal calcio d'angolo, straordinario gol di Bazzini, rivediamo da un'altra angolazione, non può nulla Gerard. E dunque siamo 2-1, la situazione si è capovolta. Master Team è ora in difficoltà, allora Seyal, lo scambio, recupera palla Racodia, riparte subito il contropiede con Gueli che nel frattempo è entrato in campo e c'è un fallo. Fallo sul numero 6 della Intralot Rock, calcio 5, rivediamo. Il fallo di Calloni, netto da dietro. Calcio di punizione per la Intralot Rock, calcio 5. Sul pallone ci sono Costanzo e Fiorato, posiziona la barriera Gerand. Prende la rincorsa Costanzo, attenzione, il tiro che viene deviato da Calloni, Gerand. E ora prova a venire avanti la Master Team con il numero 10 Fabio Murgia. E attenzione, c'è questo contrasto tra Viventi e Gueli, ancora, e poi c'è la fine del primo tempo, fischia l'arbitro, può bastare. La Intralot per il momento è in vantaggio sulla Master Team per 2-1, ci sono delle proteste con l'arbitro Galvarini. 5 secondi di spot per noi. Ecco l'alleato che scende in campo per ottenere i massimi risultati fino a fine partita. È il CR7 Drive di Herbalife, una bevanda a base di carboidrati e elettroliti che lavora sulla resistenza e l'idratazione. Se anche tu vuoi provarlo, contattami sulla pagina Facebook Obiettivo Benessere HL o via mail hom.ro@gmail.com. Ti aspetto! Torniamo in diretta, dunque inizia il secondo tempo tra Master Team e Intralot Rock calcio 5. Siamo 2-1 per gli Orange. Greco per Orlando. Prova in avanti, la palla viene recuperata da Anacondì, attenzione, la palla in avanti per Gueli, attenzione per Morada, c'è il gol! Gol del 3-1! Gol di Hilal Morad! 3-1, incredibile! Proprio nei primi minuti iniziali di questa frazione di gioco rivediamo il lancio molto bello di Anacondì direttamente per Gueli. Tre passaggi, Morad la conclusione e il gol. 3-1, incredibile, viene via di Greco, attenzione, e c'è il fallo su Orlando da parte di Bazzini che protesta con il direttore di gara Galmarini. Calcio di punizione indiretto, rivediamo dal replay e c'è un contrasto sul pallone, si porta Rizzo. Attenzione in mezzo per Murgia, la palla che termina alta. Anacondia, subito del rilancio lungo per Morad. E attenzione, c'è il fallo su Gueli da parte proprio di Rizzo, che viene anche ammonito dal direttore di gara Galmarini. Prima ammonizione della serata. E protestano i giocatori, ma il fallo è netto su Morad. Calcio di punizione, attenzione Costanzo, il tiro di Morad sul fondo. Costanzo per Bazzini, sbaglia questa volta il passaggio, ora prova a venire avanti la Master Team, il tiro, la parata di Anacondia e ora proviamo a ripartire, attenzione, Anacondia recupera, rimessa laterale, Gueli, attenzione il tiro, la parata di Greco, prova a ripartire ora la Master Team, rimessa laterale. Calloni per Rizzo e ora sulla sinistra ancora, che scambiano la sfera i giocatori di Mister Tajana. Provano a venire in avanti, attenzione! La parata di Anacondia, prova a ripartire all'entrata con Gueli, attenzione sulla sinistra, c'è libero Bazzini, servito Bazzini che manca la conclusione. Rivediamo la parata di Anacondia. Rimessa laterale, attenzione, il tiro di Masiero, c'è la respinta, ora può ripartire Bazzini, attenzione a Mandalam,
Ma da là solo davanti a Greco il tiro sul fondo. Prova a ripartire ora la Master Team. Attenzione sulla sinistra, il tiro, la parata in due tempi di Anacondia. Rimessa laterale. E ora prova Mucedola in avanti per Calloni e la palla che termina alta. Ancora Mister Bazzoni osserva la partita, che per il momento è su un binario decisamente positivo per la Intralot Ro. Mandala, attenzione, Mandala, il tiro debole, para Greco. Rimessa laterale. Attenzione, sbaglia Bazzini, parte un contropiede. Attenzione sulla destra per Basero, il tiro che termina sul fondo. Anacondia, subito in avanti. Recupera palla Davide Rizzo che vince il contrasto con Mandala, prova a ripartire il tiro, la parata di Anacondia, poi c'è il gol di Basiero che porta la Master Team a meno 1, siamo 3-2 e siamo stati colpiti con un'azione di contropiede. Rivediamo, ha fatto tutto bene Rizzo, c'è stata la parata di Anacondia ma poi non ha potuto nulla. E sul secondo tentativo di Masiero che ha insaccato. E dunque la partita si riapre, siamo 3-2. Costanzo, attenzione! Ancora Costanzo e c'è il fallo e c'è il calcio di rigore. Calcio di rigore per la Intralot Ro, calcio di rigore. Fallo su Costanzo, protestano i giocatori di Mister Tajana, ma l'arbitro Garmarini non ha dubbi e c'è il fallo netto. C'è il fallo netto da parte di Calloni. Rivediamo, vince un contrasto su Mucedola Costanzo e poi c'è l'ostruzione di Calloni. Sul dischetto si porta Daniele Mandala. Attenzione, il tiro, gol! 4-2. Daniele Mandala realizza il penalty. Grande, grande. E riporta la situazione a più 2. Rivediamo, rigore impeccabile, non può nulla Greco. Greco, subito in avanti, attenzione, in mezzo per Calloni che non arriva sul pallone. E il pubblico è molto divertito da questa partita. Partita molto avvincente e ora Simone Fiorato. E c'è il fallo di Masiero. Superati i 5 falli per la Master Team, ci sarà il calcio di punizione con tiro libero. Sul pallone Daniele Mandala. Attenzione al tiro! La parata, il palo clamoroso. Prova a ripartire ora la Master Team con Rizzo. E poi c'è Anacondia che recupera il pallone. Il rinvio. Attenzione, poi la palla all'indietro per Greco. Provano a ripartire i ragazzi di Mister Tajana. Ora con il numero 8 Masiero. Attenzione, il tiro sul fondo. Ma rivediamo il calcio di punizione battuto da Daniele Mandala. Sul palo. Calcio d'angolo. Attenzione Bazzini, il tiro alto. Inquadrato Cristian Bazzini, partita straordinaria. E guarda il cronometro il presidente Piero Prestia. Masiero in avanti, recupera palla Fiorato. Attenzione Fiorato, Fiorato! E c'è il gol! Il gol del 5-2. La Intralot Ro si riporta più 3, incredibile. Incredibile errore difensivo da parte dei ragazzi di Mister Tajana. Rivediamo, sbaglia l'appoggio Masiero, recupera palla Fiorato che realizza una doppietta. E ora provano ancora i ragazzi della Master Team con Murgia. Attenzione in mezzo, esce Anacondia, sventa il pericolo. Calcio d'angolo. E attenzione, recupera palla Simone Fiorato, attenzione, c'è sulla destra Mandala, attenzione Mandala, la finta, il tiro, palo, poi incredibile, succede di tutto. Riparte la Master Team, attenzione con Murgia, il tiro, la parata di piede di Anacondia. Masiero, attenzione, Rizzo, e c'è un contrasto, e ancora Fiorato che prova ad involarsi sulla sinistra, attenzione in mezzo,
recupera palla Calloni, riparte di nuovo un altro contropiede, attenzione Calloni, il tiro, Anna Condia, poi Calloni sbaglia. Bazzini in avanti, prova ancora la Master Team che però sta premendo sull'acceleratore, il tiro di Murgia, c'è il gol del 5-3, Fabio Murgia porta a meno 2. Incredibile comunque la reazione da parte dei ragazzi di Mister Tajana, che questa volta sono andati in gol, non può nulla Anna Condia. Rimessa laterale, Masiero sulla destra, viene saltato Fiorato, il tiro e c'è la parata ancora di Anna Condia in calcio d'angolo. Rivediamo, ha provato oltre il centrocampo, c'è stata anche la deviazione di Calloni, Anna Condia comunque ha deviato e fischia l'arbitro Galmarini ed è la fine di questa prima giornata. La Intralot Ro prevale per 5-3 sulla Master Team, partita bellissima e primi tre punti per i ragazzi di Mister Bazzoni. Interviste del dopo partita. Buonasera Mister Bazzoni. Buonasera. Allora, non poteva iniziare nel migliore dei modi questa stagione, una grande vittoria sofferta, una grande partita, le tue impressioni per questa prima di campionato? Diciamo che sono molto contento perché la squadra stasera ha dimostrato grande compattezza, avevamo dei problemi di formazione, due giocatori squalificati, un giocatore che rientrava da una malattia, quindi eravamo rimaneggiati, i ragazzi però si sono appunto uniti e hanno giocato alla grande, penso una grande prova di carattere, è molto importante questa vittoria. Dobbiamo sottolineare comunque grande prova di tutto il gruppo, soprattutto dietro, se possiamo fare una nota proprio positiva per Matteo Nacondia che ha fatto delle grandissime parate. Sì, sì, sicuramente Matteo ha fatto un'ottima prova, devo dire molto ben supportato dai compagni, anche secondo me anche Bazzini che ha giocato in un ruolo non suo ha fatto un bel lavoro. Quindi sicuramente Matteo è importante, l'ha dimostrato anche stasera, insomma, come giocatore. Come gioco si sente soddisfatto proprio a livello tattico? Abbiamo visto dei grossi miglioramenti rispetto a qualche settimana fa, stasera tutto girava a meraviglia. Diciamo che sì, soddisfatto complessivamente sì, dobbiamo ancora migliorare sotto alcuni aspetti in fase difensiva e in fase offensiva essere un po' più pungenti in certe zone del campo, però complessivamente sono molto soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi stasera. Siamo all'inizio, andiamo con i piedi per terra, però psicologicamente è un segnale molto positivo, soprattutto verso la tifoseria. Assolutamente sì, infatti io dico sempre ai ragazzi, quando si vince ce la godiamo fino alla domenica, poi da lunedì inizia un'altra parte del campionato, quindi quella di oggi ce la dimenticheremo. Certo è importante anche iniziare col piede giusto anche per i tifosi, per tutte le persone che ci seguono. Grazie Mister Bazzoni, ancora complimenti, arrivederci. Grazie a lei direttore, buonasera. Ed eccoci finalmente con il presidente Piero Prestia, una grande soddisfazione, una grande vittoria e soprattutto un ottimo inizio di campionato. Sì, ottimo, veramente ottimo, siamo molto contenti comunque dei tre punti. Merito comunque della nostra squadra, del collettivo, degli ottimi acquisti. Sottolineo comunque Cristian Bazzini che oggi lo premierei come uomo partita sicuramente. E merito anche comunque del Master Team che ha giocato comunque una buona partita e niente, sono molto contento, veramente ho scaricato la tensione finalmente, tre punti importantissimi su un campo comunque molto insidioso e difficile. Allora, due considerazioni, partiamo dal lavoro di Mister Bazzoni che si incominciano a vedere i frutti e la seconda domanda che le volevo fare è un po' l'arbitraggio che hai visto questa sera. Partiamo da Mister Bazzoni, il lavoro che è stato svolto da qui fino alla prima di campionato. Sì, oggi il mister sembrava anche un tifoso, oggi veramente metteva una grinta a tutti i ragazzi, guarda il suo carattere veramente serve tantissimo, e veramente ha tanta personalità, sono molto contento di Bazzoni, fa vedere comunque, quest'anno si sono visti dei miglioramenti soprattutto negli schemi e nella fase difensiva siamo migliorati tantissimo. E nonostante comunque ci mancavano le nostre difese, Panzanini, cioè, ricordiamo le assenze di questa sera, Panzanini, Galantucci e Campise che sono comunque essenziali in difesa, sono tutte e tre ottimi giocatori e l'arbitraggio non lo commento, non preferisco non commentarlo.
Delusione, molta delusione. Sì, arbitraggio comunque da rivedere, da anche per il bello di questo sport serve comunque un arbitraggio un po' molto più attento, capito? Grazie Presidente, possiamo guardare alla seconda giornata con grande positività, passeremo questa settimana sereni e poi ci sarà un'altra sfida da affrontare. Sì, lunedì pensiamo subito alla sfida contro il Vigevano in casa, loro sono un'ottima squadra, arrivano dalla Serie C2 e l'affronteremo con la stessa grinta sicuramente. Grazie Presidente, alla prossima settimana. Grazie a voi, alla prossima settimana. Grazie. Allora buonasera, siamo con il dirigente Salvatore Gulisano. Allora, una partita incredibile, secondo noi giocata molto bene da entrambe le squadre. La Intralto però ha prevalso per 5-3, una partita sofferta, combattuta, ma alla fine vinta. Abbiamo vinto meritatamente, anche se abbiamo commesso molti errori. Questa era una partita fondamentale per noi, visto che abbiamo fatto tanti cambiamenti, però siamo contenti, anche visto le assenze, comunque ci possiamo ritenere soddisfatti. Su un campo non facilissimo come quello del Master Team. Che ripetiamo, è una buonissima squadra, era favorita stasera, ma noi siamo riusciti a prevalere. Innanzitutto volevamo dirti se puoi magari giudicare anche l'atteggiamento arbitrale di questa sera. Abbiamo visto molte polemiche in campo. Ma il livello degli arbitri in Serie D è questo, quindi ormai non ci stupiamo più di niente e sappiamo che magari a volte, come stasera, non ci hanno dato due rigori, però non ha influito sul risultato. Altre partite l'episodio cambia la partita. Secondo te chi è stato il migliore in campo questa sera, oppure facciamo un elogio a tutto il gruppo? Ma di solito non si fanno particolarità nel gruppo, hanno giocato tutti bene, anche quelli che sono subentrati dalla panchina. Però se devo spendere una parola per un ragazzo di 42 anni, Bazzini Christian, gliela spendo, che ha giocato tutti e 60 minuti, visto le troppe assenze in quel ruolo. E soprattutto un grandissimo gol, veramente fantastico, da parte di Christian. Sì, ha difeso, ha attaccato poco, però ha fatto un bel gol, quindi l'esperienza in questi casi l'ha aiutato, diciamo. Grandissimo, allora per mercoledì, per la seconda giornata, a questo punto possiamo guardare positivo. Ma ogni partita è a sé comunque, non ci montiamo la testa. Grazie Salvatore, alla prossima settimana. Ciao a tutti ragazzi, forza Intralot. Niente, è stata una partita combattuta, l'importante era fare i 3 punti, magari il gioco ancora non si è visto del tutto, però cosa molto importante era portare a casa questo risultato per il proseguo della stagione. Ringrazio tutti i miei compagni che veramente ci hanno messo l'anima, che dire, aspettiamo la prossima partita. Tu che porti grande esperienza in questo gruppo, che cosa ti senti di consigliare per il futuro, visto che hai grande esperienza? Niente, per vincere questi campionati ci vuole veramente solo la voglia. La voglia e il lavoro durante gli allenamenti. Ma certamente col lavoro riusciamo a migliorare tutte le situazioni su cui stiamo lavorando in allenamento, quindi lavorare, lavorare, lavorare. Grandissimo Christian, alla prossima settimana. Alla prossima, saluto a tutti. Ma io cerco di dare il meglio per la squadra, poi io se mi vengono le parate tanto, tanto meglio per la squadra, quindi sono contento per i 3 punti e quello che conta è quello, poi dopo come fai una parata puoi prendere gol e ci si dimentica della parata, quindi... Non si poteva comunque partire meglio, comunque grande prestazione da parte della squadra, abbiamo sofferto all'inizio ma poi ci siamo ripresi a metà partita e l'abbiamo conquistata fino alla fine. Per me ci ha cambiato quel gol subito inizio secondo tempo, pam, cambiato un po' la mentalità della squadra e rare volte abbiamo rischiato, quindi quel gol lì ha cambiato un po' la partita per me. Psicologicamente comunque adesso possiamo guardare la prossima gara in maniera molto positiva. Non bisogna abbassare la guardia però. Con i piedi per terra. Certo, assolutamente, assolutamente. Grandissimo Matteo, alla prossima. Grazie, ciao. Beh dai, la partita è iniziata abbastanza bene, eravamo quadrati in campo, siamo andati subito sotto, però ci siamo ripresi alla grande e siamo andati avanti di 2 o 3 gol, quindi direi che è la partita perfetta. Dobbiamo migliorare sotto alcuni punti di vista, ma ci sarà tutto l'anno per migliorarci di partita in partita. Hai temuto magari nella prima parte che questa partita non andasse per il verso? Ci siamo ripresi subito e forse questa è stata il cambiamento della partita, essersi ripresi immediatamente dopo il gol. Sì, pronti via, abbiamo preso subito l'1-0, è stata una bella reazione della squadra e posso dire che abbiamo giocato alla grande, possiamo migliorare ma lavoro in corso, ecco. Un messaggio particolare ai nostri tifosi, visto che quest'anno è il primo anno che giochi in questa squadra?
Allora, i nostri tifosi dico di venirci a vedere, perché piano piano stiamo crescendo come gruppo, come squadra, come collettivo e come soprattutto livello di gioco. E niente, dico, magari alla seconda di campionato, visto che giochiamo mercoledì, potrebbero già venire a vederci mercoledì. Sì, 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 io invito tutti i nostri sostenitori a venire a tifare Intralot. Grandissimo Dani, allora a mercoledì. Buonasera a tutti, ciao ciao.